Ho visto Omen, l'origine del presagio di Arkasha Stevenson, una regista che tra l'altro non sapevo di aver già incontrato nella visione della serie TV Channel Zero, di cui abbiamo già parlato su questo canale. Vi consiglio di andare a dare un'occhiata alla recensione che feci tempo addietro, che vi metterò qui da qualche parte. Questo prequel di Omen racconta forse l'unica cosa che effettivamente si poteva narrare per quanto riguarda la cosmogonia, la lore di Omen. Abbiamo già una trilogia fatta e finita che racconta una storia che precisamente va ad avere un inizio, uno svolgimento e una fine senza troppe possibilità di andare oltre. Un quarto film che, per l'amore di Gesù Cristo, però poteva anche avere il dubbio della produzione, perché è uno Z-movie orribile realizzato per la televisione, quindi magari si poteva anche dire: ma forse Omen ha qualcosa ancora da raccontare, è questo prodotto che è mediocre. Poi hanno fatto il remake, lasciamo perdere, hanno fatto la serie TV dimenticabilissima, che non aveva, per quanto mi riguarda, assolutamente niente da raccontare, andando a confermare che forse Omen era un po' finito come progetto. Invece, nel 2024 mi esce questo prequel, il pre-presagio, il prequel del presagio, che ci va a raccontare l'unica cosa che è restata nebulosa nella saga di Omen, ovvero il prima, come Damien Thorne viene al mondo. Molte saghe hanno spesso non raccontato questi episodi. Prendiamo come esempio il remake americano di The Ring, che non si è mai procurato di spiegarci l'origine di Samara Morgan. Una ragazza a un certo punto viene adottata, questa ragazzina, questa bimba, fine, non si sa come fa a essere così malvagia, come fa ad avere dei poteri. Nell'universo horror, generalmente, non raccontare l'origine di questi personaggi maligni è un elemento che va ad arricchire il mistero che c'è dietro a tali diaboliche figure. E anche in Omen si era fatto capire che c'era un complottone, un'idea dietro, ma non era mai stata approfondita, appunto. Questo film va a riprendere tale tema e riesce a raccontare qualcosa che va oltre quella che poteva essere la fantasia di un'entità malvagia che crea, no? Che spesso la fantasia è molto più forte della realtà, è molto più cattiva. Quando voi andate a vedere i film dell'orrore e vi coprite gli occhietti, 90% delle volte vi state immaginando delle robe che sono molto peggio di quello che viene affrontato a schermo, dei mostri molto più terribili di quelli che vengono mostrati nella pellicola. Non ci arrivate, maledetti, e vi coprite gli occhietti e poi non dormite per niente. Quindi sarà riuscito il film nell'opera di raccontare ciò che nell'immaginazione era bellissimo e super maligno diabolico? Secondo me sì. La trama ci racconta le vicende di una suora, una novizia che va a Roma. Quindi abbiamo questa rappresentazione dell'Italia degli anni, inizio anni 70, secondo me abbastanza carina, nulla di incredibile, però rende giustizia. Quindi ci sono anche tutti i moti giovanili, quindi fine degli anni 60, inizio degli anni 70, macello. E uno dei temi del film è anche la mancanza di fede, perché questi moti, queste rivoluzioni culturali andranno anche ad assottigliare il potere della Chiesa con una rivoluzione che è arrivata fino ad oggi, dove la Chiesa non è che non conta nulla, però la novizia entra nella nostra capitale all'interno di un istituto religioso dove conoscerà vari personaggi e si renderà conto che qualcosa non va per il verso giusto. Ha delle visioni che aveva anche quando era piccola, però sono particolarmente inquietanti in questo posto. Conosce dei personaggi che sembrano non essere pienamente sinceri, vive delle esperienze nuove, insomma. Andremo ad approfondire una narrazione che segue questo personaggio in tutte le sue vicende fino poi a finali incredibili. Ora, non voglio fare spoiler in questo video, quindi tenterò di ridurre al minimo le informazioni sulla trama di per sé. Tuttavia, possiamo parlare del fatto che questo film abbia una narrazione molto lineare, quindi si segua facilmente, che punta ogni tanto su dei plot twist, dei colpi di scena molto molto telefonati, quindi non vi aspettate chissà quale incredibile scrittura. E un finale che ovviamente, se da un lato va a ricongiungersi
con l'inizio del primo Omen, con la nascita di Damien Thorne, dall'altro però ci apre alla possibilità di raccontare un'altra storia che si svolge parallelamente a quella del primo Omen. C'è del fanservice, ci sono delle scene rifatte sempre di pari, rivediamo dei personaggi vivi o morti nella realtà in un altro discorso, però che hanno a che fare con la narrazione della saga, quindi ci fa sempre piacere. E lato fan possiamo dire che hanno fatto un ottimo lavoro. Un altro pro che posso elencarvi, oltre a questa atmosfera piena di suore che tanto va di moda questi anni dopo l'esplosione del primo The Nun, è la gestione di alcune scene di pathos, di ansia, che è magistrale da un certo punto di vista. Delle immagini poco nitide che vengono fuori dall'oscurità, procurando ansia, no, nello spettatore. C'è una ragazza al cinema, a un certo punto stava sentendo male, ha acceso la torcia, ha iniziato a guardarsi intorno, una roba che non avevo mai visto succedere, e quindi mi sento di promuovere questo lato del film con anche delle scene veramente scioccanti, gore, schifose, che non sembrano una parentesi all'interno di un film che parla di altro, ma sono assolutamente coerenti con tutta l'estetica della pellicola. Tuttavia non è tutto oro quel che luccica. Se da una parte ci troviamo di fronte alla gestione ottima di scene d'ansia e suspense, dall'altra parte abbiamo i jumpscherini scemi, quelli che dichiarano l'incapacità quasi della Stevenson, che raggiunge dei picchi assurdi e poi si perde, scivola sulle bucce di banana del cinema, con jumpscare del tipo protagonista che guarda in una direzione e un personaggio che da dietro fa "oh, comunque ti dovevo dire", jumpscare perché non se lo aspettava. Quindi insomma, delle cadute di stile, mi dispiace, ma abbastanza importanti su questa tipologia di scena, come a dire, non so come ravvivare, no, l'attenzione, alzarla del pubblico, quindi facciamo così ogni 15 minuti, non lo so, mettiamo un jumpscare a caso ogni 15 minuti, male male male. La narrazione poi, se da un lato è lineare, degradevole, piacevole, dall'altro presenta dei piccoli problemi, poi secondo me piccoli, secondo altri abbastanza drammatici, di continuità con la trilogia, perché noi sappiamo che Omen affronta il tema della profezia in modo fedele, ovvero ci sono dei personaggi che agiscono, ma sono tutti succubi del fatto che profeticamente l'anticristo a un certo punto arriva e fa determinate cose, raggiunge determinati obiettivi perché è profetizzato così, punto. E verrà poi sconfitto dall'anticristo perché è profetizzato così, punto. Quindi da un lato viene da chiederci: ma quello che fanno i personaggi è utile al raggiungimento della profezia perché è tutto un disegno divino, o loro non servono a nulla perché tanto le cose sarebbero andate comunque in quella direzione? No, un po' la domanda che mi sono fatto alla fine della trilogia di Omen. E in questo film invece il complottone per far nascere Damien Thorne porta a chiederci: che cazzo stanno facendo? Cioè, hanno una... non posso fare spoiler, ma un piano veramente scemo e inconcludente, che poi, avendo visto gli altri film, sappiamo perfettamente che è inconcludente per le regole stesse che governano la mitologia di Omen, quindi quello può essere un difetto. Ed è qui che vi do il grande giudizio finale, forse, di questo film, che ritengo sufficiente. Poco sopra, un 6,5. No, non più di tanto. Tutto ciò che è sotto questo Omen per me fa prima non uscire. I vari Imaginary, Five Nights at Freddy's e tutti quei film che avevamo affrontato come Megan in un video passato, dove vi dicevo che secondo me l'horror iniziava in questo periodo ad avere un sacco di problemi, l'esorcista, il pezzente, insomma tutti i riferimenti alle produzioni Blumhouse, ma anche l'esorcista, il papa, il Boogeyman prodotto da Disney, cioè sono un sacco di robe problematiche che avrebbero fatto meglio forse a non uscire proprio. E Omen rappresenta la sufficienza, perché ha uno stile coerente? Sì. Ha delle scene interessanti? Sì. Ha qualcosa da dire? Sì. Bene. Ci sono i presupposti per girare un film, non per fare il film della Madonna. E senza i difetti che vi ho elencato, poteva secondo me anche ambire a di più. Se faranno un sequel, io sono molto contento, perché ho apprezzato. Tuttavia, se da una parte alcune scene forse potranno diventare dei piccoli cult, dall'altra il film è nel complesso
dimenticabilino. Poi c'è anche un sacco di fanservice, quindi se siete quel tipo di spettatore avrete pane per i vostri denti. Ma parleremo di tutta la saga nel video Saga Horror Omen che sto preparando. Ragazzi, mi devo finire di rivedere alcune cose per avere una visione bella lucida, di studiare 3-4 cosine e potremo affrontare la saga di Omen tutti insieme, come già abbiamo fatto con un sacco di saghe. Ditemi voi, che cosa ne pensate di questo Omen? Ho già dei pareri a caldo che mi avete dato, che non vi è dispiaciuto, non è dispiaciuto neanche a me, l'avete trovato interessante. Ditemi, se anche vi ha fatto cagare, forse vi ha fatto cagare, possiamo parlarne. L'avete trovato pessimo? Possiamo parlarne. L'avete trovato bellissimo, un capolavoro assoluto? Non so perché, ma possiamo parlarne. Insomma, decidete voi.